Pronto? Buongiorno. Sì? Buongiorno. Buona domenica. Con chi parlo? Buona festa del lavoro. Ho letto un annuncio su Porta Cortese. Lei è una psicologa? Sì. Ecco, mi servirebbe una sua mano. Non ho capito. Dico, mi servirebbe una mano sua. Che cosa? Io ho la mente un po' particolare. La mente particolare? Sì, cioè, quando ero piccolo mi hanno sempre detto no, ma ognuno è particolare, ognuno ha le proprie cose, ognuno è diverso. Ma a me mi sembra di essere stupido. Può essere? Non lo so, io non la conosco. Ah, meno male, perché la maggior parte della gente c'ha i pregiudizi. Certo. Mi piacerebbe conoscerla, così lei che è un'intenditrice della psiche magari si rende conto di quello che c'ho. No? Non lo so, io non la conosco, io non sono... Dico, se ci incontriamo, lei parla con me e mi dice che cosa c'ho, che cosa non c'ho, mi risolve, mi sgarbuglia i traumi infantili. Hai capito? Ma è andato dal medico? Il medico, sì, il dottore, però mi ha detto che le ossa stanno a posto. Che ha detto il medico? Mi ha detto che le ossa stanno a posto. E quindi secondo lei che cosa fa? Oddio, a me sembra di essere normale, però i miei amici dicono che... cioè che non capisco bene il contesto. Non lo so che dirle. Beh, ci potremmo vedere, scusi. Forse è meglio si rivolge a un psichiatra. Io mica c'ho bisogno dello psichiatra, state buona, mo subito, dopo 2 minuti che ci siamo conosciuti, fatti dello psichiatra, ma che siamo impazziti, ma tutta questa confidenza, lei già mi ha mandato lo psichiatra, io, tutti così siete, tutti i pregiudizi contro di me ci avete, non è possibile, che cavolo, mi scusi. Perché anche lei ha pregiudizi? Psichiatra, è un medico. Semplicemente un medico. Sì, è un medico, ma io non posso permettermelo. Li fanno anche gratis, basta che lei fa una richiesta all'altro. Mandare lo psichiatra vuol dire che sono stupido, allora. O sono matto. Assolutamente no. Lui, lo psichiatra, dà una diagnosi vera e propria. Lei non deve stare lì a ascoltare quello che le dicono gli amici. Deve andare a riferirsi, rivolta al medico. Il medico è un professionista che le sa dire con esattezza qual è il problema. Poi se il medico dice ho bisogno di un sostegno psicologico, allora si rivolge al psicologo. Quindi secondo lei magari qualche problema c'è, se me lo suggerisce. Il dubbio va tolto, non può rimanere nel dubbio di quello che gli dicono gli amici. Se lei ha questo dubbio, lo toglie. Che gli conta? Non conta niente, meglio togliere il dubbio, no? È vero, sto dubbio nella testa mi sta facendo male. Infatti, quindi togli il dubbio. Vado a un psichiatra, psichiatra non significa essere stupido, psichiatra è un medico. Matto significa essere matto. Assolutamente no, questo è il pregiudizio che noi abbiamo, sia nei confronti dei psichiatri, sia nei confronti dello psicologo, perché anche andare da uno psicologo dice, ma che sei un matto andare da uno psicologo, non è così assolutamente. No, dallo psicologo sgarbugli i traumi infantili. Noi siamo specialisti che aiutiamo le persone a risolvere il proprio problema. Lo sai che mi ha fatto riflettere, sono proprio delle belle parole. Se lei crede che voglia veramente trovare questo dubbio, va all'altro, si rivolge a un psichiatra, non gli costa niente, gli può costare quanto costa un ticket di una visita, fa una visita,
pensa, lui saprà dire le cose con esattezza, è un professionista. È vero. Non vanno messo dei pregiudizi e dire non vado da lui perché non sono amato. È non vero. Sono, un professionista non è per i mati. Un professionista è per le persone che hanno bisogno. Ma lei è mai andata allo psichiatra? Io non ho avuto dei dubbi, ho avuto dei dubbi a livello psicologico, sono andata da uno psicologo, non da un psichiatra, non ho avuto quel problema che dice lei. Lei ha questo dubbio, va lì e la toglie. E si è trovata bene dallo psicologo? Sì, sì, certo. Meno male, sono contento per lei, signorina. Come si chiama? Posso chiederle? Lucia, mi chiamo Lucia. Lucia, che bel nome. Io c'avevo mia nonna che si chiamava Lucia, faceva certe lasagne, guardi, erano buonissime. Ma se fosse ancora viva, oggi che era domenica, stavamo già mangiando le lasagne. Certo. Va bene. Allora... Tocca al lupo, la saluto. Ciao. Ciao Lucia, un bacio. Un bacio. Di gente. Ciao.